Ok, intanto grazie mille ragazzi, ragazzi e ragazze ovviamente, per essere qui in questo webinar gratuito, free webinar MTT sulla migliore sites a Rivel. Ho deciso di portare questo contenuto perché trovo che nel poker moderno di oggi ci sia un po' alle volte di confusione su che tipo di sites fare a Rivel, a volte un po' di, diciamo, un po' di pudore, un po' di paura, un po' di mancato studio. Quindi volevo partire con questo contenuto ricordandovi un po' cos'è un webinar, perché come io ho detto, secondo me alcuni di voi non conoscono per niente, diciamo, il contenuto. Webinar è una video lezione tenuta da me sulla piattaforma Zoom, dove siamo ora, e la durata media è di circa 2 ore. Parlerò ogni volta di un argomento specifico e cercherò di darvi più strumenti possibili per poi padroneggiare la tematica in autonomia. Ci tengo a specificare per poi padroneggiare la tematica in autonomia, perché a me per me la cosa più importante è quella di dare la possibilità, grazie anche a contenuti come questi, di padroneggiare veramente, cioè di aprire nella vostra testa comunque degli argomenti e poi lavorarci da soli. Ecco, un buon coach, una persona che vuole creare un contenuto di livello, deve dare più istruzioni possibili per poi aprire la strada verso il lavoro personale, ovviamente. Esempio, quelli che ho fatto anche in costruzione di range per flop di apertura, di flat e di 3-bet, l'anno scorso, l'anno scorso ne ho fatti alcuni. Frequenze da original raise, gioco da big blind, check raise flop. Ecco, generalmente ogni webinar è incentrato su una tematica specifica. Quindi avrò in mente di fare webinar sul final table, webinar su ICM proprio in generale con Oldham Results Calculator. Insomma, ci sarà tantissimo materiale e l'obiettivo è farne uno al mese, quindi circa fine ottobre. Appena tornerò dal Battle of Malta, pianificherò questo nuovo, diciamo, un nuovo appuntamento con il webinar. Ok, voglio subito parlare di errori comuni nel scegliere, nel come una persona scegliere, nel come una persona scegliere size arriva. Il primo errore, secondo me, è la percezione sbagliata della tipologia d'avversario. Esempio, far foldare un player che in realtà è una call station, o non voler fare un giocatore che in realtà è weak. Ecco, spesso quando si decide che tipo di size fare, o proprio la scelta di bettare river, tendenzialmente vedo nei miei ragazzi, nei bootcamp, un errore di questo tipo. Quindi si fa magari delle size grandi, o delle size magari anche troppo piccole, contro avversari che magari con una size grande avrebbero foldato, ma di fronte a una size piccola, essendo giocatori che non foldano mai, spesso ho visto comunque che le mani andavano male proprio per questo motivo. Oppure, che il secondo motivo un pochettino più subdolo, è non bluffare un giocatore che in realtà è weak, ovvero avete l'idea di bluffare, ma magari per qualche motivo non riuscite a cogliere l'occasione, no? Spesso quando faccio review, mi ritrovo veramente a vedere: ah sì, qua avrei bluffato, cioè i miei ragazzi mi dicono: qua avrei bluffato, però non l'ho fatto perché magari non mi sono reso conto del tipo di giocatore. E ecco, questo è un errore, è uno degli errori più comuni che vedo. Il secondo errore, le size troppo piccole per valore. E questo un po', se vogliamo, potevo andare tranquillamente nella prima posizione degli errori comuni. Vedo veramente un problema sotto questo aspetto. Esempio, ma cosa mi paga qui se betto grande? Spesso significa perdere valore. Ho scritto in stampato: provate size big per valore e rimarrete stupiti dai call che riceverete. Vedo veramente che c'è una sorta di paura. Ma qui tipo se faccio overbet, oppure se qua faccio pot, oppure che mi foldi troppo. Ecco, dovete togliervi questa naftalina, chiamatela come vi pare, questo,
questo blocco che secondo me molti di voi hanno nel sizzano magari 60%, 70% quando se state ragionando in range contro range su quel tipo di river, capite che bettare comunque grande sarebbe stata la scelta in assoluto migliore. E questo lo reputo un po' collegato al discorso con l'instation, cioè contro giocatori con l'instation dovete necessariamente alzare le side per valore, perché è proprio il loro maggior difetto quello di chiamare profondamente a casa. E quindi voi dovete massimizzare questo loro difetto estremizzando la size. E questa è una cosa molto importante. Oppure il terzo è le size troppo piccole in bluff, la sindrome del bluff ibrido, come io l'ho chiamato, ovvero fatto a livello di pensiero giusto ma con size timida. E qua l'errore è prendere overcall da mani deboli. Ovvero linee bellissime, ok, interessante, bet, ma fatta comunque con size che non hanno un vero fine a livello di potenza di quello che state scegliendo. Oggi vedremo size per valore e size in bluff. Arriva ovviamente non c'è più la protezione, quindi flop e tarce a valore protezione bluff, ovvero i tre motivi per i quali si punta comunque al flop, post flop. River c'è solo o bluff o valore, e di conseguenza trovo che questo aspetto sia molto 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 importante. Quarto punto, pudore, paura e o mancata preparazione nel fare delle overbet per valore. Qui il punto è un filo più particolare, perché prima di arrivare a fare delle overbet per valore a river, degli overshop o comunque delle overbet, che ne so, 125% pot, 150% pot, dobbiamo necessariamente capire che prima deve arrivare la bet grande, cioè uno deve prima familiarizzare sia in bluff che per valore prima delle bet grandi, e poi si lavora sull'overbettare sia per valore che in bluff. Il quinto punto è la sbagliata interpretazione del reale range dell'avversario. Vedete che io i punti li ho messi anche un pochettino a livello di difficoltà, ovvero i primi punti sono punti, secondo me, i primi tre punti sono punti abbastanza basici. Mano a mano iniziamo con notare degli errori comuni un filino più di nicchia. Esempio, puntare piccolo per farsi resare, ecco. Concetto io ho virgolettato old school, che mancanza di reali informazioni porterà solo a perdere infinito valore. Questo è veramente un difetto che noto. Cioè spesso si punta piccolo river senza la percezione che l'altro possa resarvi in bluff. Cioè fare delle side per inducing, no? In gergo pokeristico, ovvero per indurre un raise, praticamente raccontandovi una mezza cavolata a voi stessi. Mi aspetto che se faccio piccolo, faccio una micro bet, arriver, una bet small, arriver il mio avversario tende a resarmi. Non è esattamente così, perché se non avete delle reali informazioni è come se state dicendo una cavolata a voi stessi. Poi un'altra cosa interessante, al contrario, che non ho specificato in questo penultimo punto, è il fatto dell'interpretazione del reale range, ovvero vedo molti giocatori che tendono a bettare river il nut grande, quando in realtà che cosa succede? Succede che in base alla mano, in base a come è andata la mano, poi grazie a Wizard ho isolato tantissimi spot nel proseguo di questo webinar, e ne vedremo di tutti, più o meno quasi tutte le linee che possiamo prendere tra turn river o river, perché poi ovviamente la size river dipende dal turn spesso e volentieri, oppure la size river dipende anche dal fatto se abbiamo fatto una buona size al flop. Ecco, ultimamente sto facendo un lavoro veramente importante sulle size river, e devo dire che per il colpo di Barcellona del 550 devo dire che il lavoro molto importante che ho fatto sulle sides prima di quell'evento, in quell'evento specifico, mi ha veramente aiutato tantissimo in late stage. Ovvero, non ho avuto la
il solo, diciamo, blocco nella mia testa nel dire ok, sono nat, allora devo puntare grande. No, mi sono sempre preoccupato del range del mio avversario, perché alle volte ha senso bettare piccolo in nat river, se, o comunque bettare piccolo o intermedio, poi vi farò vedere cosa vuol dire per me intermedio, cosa vuol dire per me piccolo, una bella piccola, semplicemente perché siamo di fronte a un range, quindi un reale range o range percepito. Io oggi l'ho chiamato reale range, ma si può chiamare ovviamente range percepito del vostro avversario, molto, molto, molto debole. Di conseguenza, qual è il punto? Andiamo a bettare un nut grande, ovvero prendiamo dei fold troppo, troppo spesso. Però questo punto è un punto molto importante, trovo che sia di più grande potenza se io ve lo faccio vedere fondamentalmente con le linee che ho scelto di isolare con GTO Wizard. E l'ultimo punto, che sembra l'ultimo, ma è uno dei più importanti, è la scarsa percezione del flow della partita. Giocare con distrazioni vicino, come telefono, partite sportive, film, chat, eccetera, eccetera. Questo errore comune non c'entra nulla, non c'entra troppo con il concetto tecnico, ma è comunque di grandissima importanza. Ovvero, è inutile comunque che voi siete distratti, non potete essere distratti. Io a Barcellona ho visto tante persone che foldavano lo spot e stavano sul telefono. Foldavano lo spot e scrollavano chat inutili, oppure erano assenti, guardavano a destra, a sinistra. Ecco, ovviamente la questione del best size river potrebbe essere sia contro, diciamo in un field live che in un field online. Però anche se voi state nella vostra stanza, come il mio studio, state giocando la vostra sessione e siete perennemente distratti, beh, ovviamente è difficile lavorare sulla migliore size a river se avete distrazioni veramente come partite telefono, film, chat WhatsApp inutili, gruppi inutili, ok? Quindi posso dire che se voi vedete questi errori, l'ultimo che ho messo, ne potevo mettere altri, poi ovviamente ho chiuso gli importanti, potrebbe essere tranquillamente messo sotto la voce del primo errore comune. Perché voi dovete avere il rispetto per voi stessi nel dire io sto giocando e non c'è altra cosa di più importante di giocare e essere presenti al massimo in quello che sto facendo. Quindi ci batto su questo discorso perché spesso vedo tanta distrazione. Anche quando faccio review con Poker Tracker 4, del manager, dei miei ragazzi, del coaching, dei bootcamp, dico: ok, ma perché non hai fatto questa size? No, spesso uno si autocorregge quando vede il mancato bluff o la mancata bet big, e spesso loro mi dicono: non lo so, non ne ho idea, non so il reale motivo. Dico: cavolo, ma in quel momento qual era la cosa più importante se non fare la size migliore? Andiamo avanti. Ok, questi sono i 5 spot comuni che vedremo con GTO Wizard, ovvero ho ricreato questi 5 spot, ovvero il primo spot è bet check bet in posizione, hero button versus BB call. Quindi succede molto spesso che noi bettiamo flop, cerchiamo turn, check a river ancora il BB e noi dobbiamo vedere che tipo di size fare. Il secondo spot è bet 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 30x quando siamo in posizione, quindi una classica 3-barrel, perché neanche nella 3-barrel vedo troppo spesso linee come bet, bet, check, quando in realtà dobbiamo value shovare tantissimi spot oppure dobbiamo bluffare tantissimi spot. Lo spot 3 è il check, bet, bet, 30x, quindi quando checkiamo back il flop da original raise, ma decidiamo di fare turn e fare river. Il quarto e il quinto spot sono i due spot fuori posizione per antonomasia, ovvero check, check, flop, e noi da BB, come vedete, ho scritto out of position BB play, BB plan, e noi bettiamo turn river. Il quinto è il check check flop,
Check Tarn, Iroplan River da BB. Questi spot sembrano quasi insignificanti, ma porca miseria, cioè tante volte si può bluffare River, tante volte si può estrarre valore con size micro, quindi ho deciso di mettere tre spot in position e due spot out of position. L'obiettivo del webinar è trovare la migliore size exploit contro ogni tipo di avversario. Capire i meccanismi GTO grazie a GTO Wizard. Ovviamente GTO Wizard per me è tutto, lo utilizzo, sono un super nerd, lo utilizzo 4-5 ore al giorno e devo dire che lo conosco come le mie tasche e trovo tantissimo, tantissimo materiale per poi capire come riesco io ad utilizzare queste sites in game a seconda della tipologia dell'avversario. Quindi trovo che GTO Wizard sia un po' una sorta di enciclopedia che mi dà una mano per poter ovviamente scegliere la migliore size. Ora faccio un attimo un back qui e carico il primo spot che ho preparato. Guardate, io ho preparato tutti i spot qui, qua giù con Wizard, quindi eccolo qua, il bet check bet 50x. Ricreo lo spot e parto, scusate, parto con una, scusate, mia deformazione professionale. Ok, ecco per esempio classico river dove abbiamo bettato flop, cercato di giocare in porzione, un pochettino più di exploit se vogliamo, perché cioè exploit un pochettino più di mix al turn perché qua siamo nella sfera GTO. Oggi lascerò H, ovvero help di Wizard, perennemente acceso. Perché? Perché non è una mia fase di studio. Aspettate che vi condivido solo Wizard, così è più, vedete, più grande. Ok, fatemi succedere, no, perché ho disabilitato la chat, però sono sicuro che si vede bene. Non è una parte di studio da solo dove queste site tendo a coprirle. No, oggi voglio che vi voglio spiegare concettualmente perché River dovete bettare questa size. Quindi lo spot che analizzeremo tot money sarà: abbiamo bettato flop, abbiamo cercato turn, BB cerca River, noi decidiamo cosa fare. Ecco, con questo SOT vi spiegherò la linea GTO come da spiegazione prima e poi vi dirò a seconda del tipo di avversario che tipo di size fare in termini comunque esplorativi contro o reg deboli o comunque occasionali. Rispondendo comunque alla linea GTO, quindi contro giocatori molto molto forti, bettare questo mix di size big, ovvero il 60 e l'85%, mi trovo profondamente d'accordo. L'asso è una carta molto buona per il nostro range e quindi di conseguenza trovo che bettare grande abbia molto molto senso. Vedete che c'è qua l'overbet 150% pot. Ecco, contro un avversario particolarmente con l'E-Station, trovo che fare 150% pot abbia un EV, ovvero un ritorno in termini di BB maggiore, rispetto a fare una size del 60%, dove in questo caso, GTO parlando, è la migliore size in assoluto. Ok? Quindi è una cosa che mi piace comunque fare continui parallelismi tra il gioco GTO e il gioco exploit, perché non si può sapere troppo uno o troppo l'altro. Questo è qualcosa che ci tengo tanto che voi capiate. Ora faccio la size più sempre, sceglierò sempre di fare la size più frequente per Wizard e poi andremo al prossimo spot. Lui betta, lui fall in, ovviamente dobbiamo chiamare perché BB sarà in grado di bluffare diverse combinazioni di Jack X, tipo una combinazione come Jack X picche missato. Sì, ok, può avere anche Dama Jack, può avere anche 6-7, però vedete che, esatto, Dama Jack abbiamo preso, però è una mano che non si può foldare. Prossimo spot, stessa linea, attenzione, quindi back, check the BB e noi che bettiamo. Oggi ci vuole un po' caricare gli spot. Ok, questo è un altro spot interessante, bettiamo flop, checkiamo turn sul 6, che ovviamente questo non è parte del gioco del turn, quindi non mi soffermerò sul perché il check back sul 6.
River, anche qui siamo al top del range. Essendo al top del range, dovete bettare anche in questo caso grande. Ma vi dirò che qui anche in exploit non trovo una size diversa dalla size big, sinceramente. Cioè, non mi viene in mente di microbettare per qualche motivo. Oddio, se proprio devo trovare un exploit in questo particolare river, è magari contro Maniac. Contro Maniac, uguale giocatore profondamente aggressivo a caso, trovo che abbia senso fare tipo 1 barra 3.5 per callare raise, ma solo e esclusivamente contro quel tipo di giocatore. Contro tutti gli altri player, trovo che la size che mi sta proponendo Wizard sia una size soddisfacente, cioè mi trova d'accordo. Ok, passiamo a mano. Il mio obiettivo qua è farvi vedere più spot possibili, quindi non cercherò di tediarvi con... non voglio starci più di tanto tempo su uno spot. Vorrei che voi capiate il modo di ragionare, il modo con cui ragiona Wizard, il modo con cui si può exploitare il feed in diversi modi. Abbiamo bettato flop, abbiamo checkato turn, river facciamo full. Avremo... Scusate, mi sono raffreddato proprio ieri. Non è al massimo per fare un webinar, però così è. E, ok, anche qua sceglie un mix di size comunque grande. Anche qui trovo che contro un avversario particolarmente con l'instation, l'overbet, che in questo caso è scelta solo il 24% delle volte, sia esattamente l'unica scelta che io terrei contro un avversario che folda zero, e dico le station nel field sono pieni. Di conseguenza, trovo che se voi capite in game che l'avversario è con le station e mi fate 60%, 80%, significa che in qualche modo i famosi errori comuni che vi ho elencato prima, probabilmente mi state commettendo alcuni, quindi magari distrazione, magari pudore nel fare, pudore slash paura nel fare overbet, oppure paura che possa pensare i fondi. Questa è la prima paura che vi dico, toglietevi dal vostro vocabolario del modo di pensare, veramente. Ok, andiamo di sempre size più comune, solo per andare lisci sullo spot. Ok. Avremo un bluff ogni tanto. Le mani ovviamente le sto randomizzando, quindi non sto decidendo io. Ok. Interessante. Abbiamo bettato flop, abbiamo checkato turn e river, abbiamo jack 8, quindi una mano l'ho chiamata, la mano in bluff. Abbiamo un jack alto che non vincerà mai showdown, con il blockers 8 picche su un board con 3 picche. Anche qui trovo che la size che è splittata in termini ottimali dal 60% all'overbet mi piace tantissimo, veramente tantissimo. Anche qui vedete quanto c'è una grande concentrazione di overbet qui, tra overbet e 85%, anche se la size più utilizzata è il 60%. In termini ottimali e o contro regular abbastanza arrendevole, quindi i famosi reg weak che vi ho detto nel primo errore comune. Sinceramente mi piace l'idea di bettare comunque grande. Ecco, anche se avete 8 di picche, jack che blocca scala, ma siete di fronte a un giocatore che non folda, tutto questo deve andare buttato dalla finestra, ovvero dovete cercare questo spot. Quindi quello che voglio che vi rimanga anche da questo contenuto gratuito è capire l'importanza che alle volte avere i migliori blockers funziona in un certo diciamo, sistema, ovvero contro certi tipi di giocatori, ma non deve funzionare nella vostra testa quando state fondamentalmente bluffando o avete proprio l'idea di bleffare un giocatore che non folderà mai. E questo è un errore che vedo tantissimo da una nicchia di avversari, da una nicchia di giocatori che stanno studiando tanto, ovvero state studiando tanto, state lavorando tantissimo con Wizard, state facendo tante review, avete capito l'importanza di bleffare, river,
ma alle volte lo state facendo troppo perché la vostra testa non è ben settata su quello che è la tipologia di avversario. Questo è un errore che in late, in mid, in early, dove vogliate, vi costerà dei soldi, vi costerà dello stack. Un'altra cosa che mano a mano, perché sapete, insomma, lo scippo di Barcellona dei 130K è stato uno scippo che mi ha profondamente segnato, ovviamente nel senso positivo, e mi ha anche profondamente segnato quanto io abbia avuto la cura di tantissimi spot, perché lì per lì l'adrenalina, ci ho messo un po' di settimane prima di non calmarmi, sono quello di sempre, non mi è cambiata la vita in nessun modo, ok? Ma ho ripensato a tutte le mani. Tra l'altro nel mio canale YouTube, proprio se non erro, prossima settimana, non mi ricordo quando l'ho schedulato, c'è proprio questo racconto di come è andata questa esperienza e tutto quanto. Vi racconterò un po' tutto. Tornando a questo spot, proprio ricordandomi di Barça, spot come questi, ho avuto la lucidità di non dire ho i migliori blockers, allora betto grande. No, mi sono detto: ok, il mio avversario è il classico tipo live, signor 8 live che non mi folderà mai. Perché devo bluffare? Ok, ho cercato e in questo caso aver fatto meno, ma nel senso buono del termine, è stata una grande vittoria nel lungo periodo. Ok, lui mi fa l'asso alto con... Ovviamente non commenterò i call di BB di Wizard. L'obiettivo oggi è la migliore size arriva. Ok, un attimo ci vuole perché deve generare il river. Ok, bet flop, check, check turn e 10 river. Questa è una mano molto semplice, non dovete in nessun modo mettere nessun tipo di chip in mezzo. Andiamo veloci, non penso che dobbiamo perdere tempo su questa mano. Non vedo nemmeno micro bet, non vedo niente di nulla. Andiamo avanti. Il trade dei Wizard è pazzesco, pazzesco, incredibile. Quante cose potete fare. Ogni giorno ne scopro una nuova per dirvi. Ok, anche qua mettiamo flop valore, cerchiamo di averne su un TP picche, BB cerca su di noi. Trovo che sia una linea molto molto facile per non bluffare questo spot. Anche qui non riesco a trovare un avversario che io riesca potenzialmente a bettare questo river. Ok? Altro giro, altra corsa, ragazzi. Grazie intanto per essere una quindicina. Grazie mille. Ok. Spot interessante. In GTO non è interessante questo spot perché sapevo già che avremmo dovuto cercare. E qui viene fuori la grande abilità nel tempo di padroneggiare le size piccole o micro. Micro per me vuol dire 10% o 20%. Small per me vuol dire 33%. Intermedia per me vuol dire tra il 55 e il 60%, big significa 80-85%, overbet, nel senso che ve lo dico, viene da sé. Cosa voglio dire overbet? Ecco, in GTO, nella teoria ottimale, questo check trovo che sia fantastico e non ci sia troppo, secondo me, da ragionare. Invece, trovo che bettare micro o small contro occasionale abbia tutte le ragioni del mondo, perché occasionale qua non vi folda Jack-X debole, non vi folda una mano come 8X preso River, non vi folda una combinazione come weak pair, tipo i 6, i 7, i 9. Lavorateci su queste size, sposta tutto. Lavorate su queste size micro, micro-small, perché vi fa vincere una quantità di pot piccoli che non avete nemmeno idea. Check e vi gira KJ. Come sempre, non sto commentando BB, non è il focus di oggi. Ok? Altra mano interessante, secondo me più in termini esploitativi che in termini GTO, perché nel GTO è profondamente check contro ottimi avversari, ma qui siamo allo spot di prima, ovvero bet flop, check check turn, check del BB river. Questa trovo veramente che anche contro occasionale, in primis contro occasionale con le station, dove fare un mix tra un blind e tre blind e mezzo sia veramente una strategia molto interessante. Non preoccupatevi di backfoldare. Ecco, dovevo metterlo.
nell'errore comune del webinar. Un'altra paura profondamente importante è quella del bet fold. Essere resati per molti è tipo una sorta di mancanza di rispetto. O tipo, oddio, non voglio bet foldare, piuttosto cieco. È una cavolata enorme. Dovete bettare, bettate. Se vi stanno resando, state sereni che la capacità di bluff di molti dei vostri avversari sarà molto, molto, molto bassa. Ok? Check. Ok. Ok, check 8, facciamo scala river, quindi mettiamo flop, check, check, turn su 2 e facciamo scala river. La size che utilizza, praticamente la quasi totalità, è overbet. E una puntina di 60% intermedio. Wow, questa è una size profondamente difficile, secondo me, da replicare in game, perché spesso, a meno che un giocatore non sia particolarmente studiato, gli overfold sono un po', diciamo, dietro l'angolo. Quindi trovo che questa sia una size molto bella in termini profondamente GTO, ma che nel field fare questo tipo di size, ho paura che il nostro avversario sia troppo sbilanciato verso un range weak. Vi ricordate l'errore comune? Il penultimo, se non erro, capire il reale range che si può tramutare, come ho detto prima, il range percepito. Ecco, questo è uno spot dove, secondo me, il range percepito di tantissimi giocatori del punto it è spostato sempre su tantissime mani deboli. E soprattutto, Wizard qui, se voi state bettando, non ha troppe remore nel callarvi TX, perché deve calare TX o QX liberata. Quindi attenzione anche a questo aspetto. Io faccio overbet e lui folda K7. Però vediamo un po' un attimo di ripetere la mano. Io faccio ancora overbet. Lui fold in. Qua ovviamente dovete foldare, prendete da flush, prendete da full. Lui infatti asso 6 poi. Però voglio vedere quando ci vorrei vedere un attimo quando ci chiama che range ci possa chiamare qua. Ok, lo faccio diversamente. Qua con il cappello del laureando vedete lo spot, river. Vediamo quando noi facciamo 15 cosa ci sta chiamando. Vedete, ci sta chiamando dama 9, dama 8, vabbè, asso 2 anche, jack 9, ok, 9x. Insomma, non penso che il field arrivi. Non penso che il field.it arrivi con questo range, non penso che il field vi calli Jack 9. O asso 8 con l'asso di asso 8 con l'asso di cuori, quindi un po' complesso. Ok, allora, vedendo il tempo, voglio andare al prossimo spot, allo spot 2, ovvero il bet 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 30x, quindi la famosa 3 barrel valore bluff. Vedete qua, ho già isolato lo spot, bet 30x. Questo è uno spot molto interessante. Ho preso i spot tra più interessanti che possono esserci, ovviamente. Quindi, aspettate. Credo l'ho salvato male a questo punto. Ah sì, ho preso che button. Devo un attimo riparlo, scusate. Allora, check e tocca a noi, esatto, scusate, ero andato un clic avanti. Ok, bet, vabbè, questa è abbastanza facile, bet all-in, andiamo cool. Vediamo, bet, ok, ecco, questo inizia a diventare molto interessante già, questa mano di 3 barrel, ovvero mettiamo flop, mettiamo turn, abbiamo una pot size, vedete una pot size, ovvero il rapporto stack pot è 1-1. Magari molti di voi lo sanno, ma non vi conosco e le circa 15 persone che ci sono, quindi è inutile che non do niente per scontato e cerco di spiegarvi tutto. In GTO check e mi piace molto. Nella teoria mi piace questo check. Trovo che contro avversario con l'Istation value shovare lo spot sia profondamente fantastico. Quindi anche qui ho scelto questo spot molto ostico,
se vogliamo, perché c'è da mettere lo stacco in mezzo, River. E se c'è da mettere lo stacco in mezzo, è giusto che vediamo più spot possibili. Ah, cavolo, però qua contro il Casinale faccio fatica a sciovare. Io trovo che contro il Casinale ci sia da fare sciovare questo River. Perché il Casinale ti può pagare TX, ti può pagare tipo K4, K7, una marea di maniche che nemmeno voi vi potreste aspettare. Ecco quello che volevo farvi ragionare, un po' anche il punto dell'errore comune di prima. Ok, andiamo avanti. Ok, questo non. Ecco, qui c'è la notazione, ovvero bettate flop, bettate turn, river, value shovate, 100% nella teoria ottimale. Teoricamente mi trovo d'accordo, in termini esploitativi che si può fare qui. Contro Maniac, se potevo imbettare per farlo impazzire, tipo due bui per indurre qualcosa di stupido. Contro Polystation dovete sciovare perché Polystation qua vi paga 8x, ovviamente, vi paga flush, e quindi dovete value sciovare. Qua, di questo river particolare, questo board, il double payout, quindi il doppio payout, questo sinceramente la giocherei così. Cioè, farei solo questa piccola notazione di bettare small, proprio micro, contro un tizio che boh, l'avete visto un po' bruciato. Io mi ricordo a uno dei bullet 5,50 ci ho vinto una mano così, non proprio identica, ma ho fatto arrivare una size inducing con Nat e è impazzito perché avevo visto esattamente che questo giocatore aveva perso tipo il 70% dello stack la mano prima e ho detto ok, cerchiamo di dare adito al suo ego di poter prendere, di poter pensare di prendere il pot, e in realtà ero tranquillamente in atto, quindi molto bene. E Olin, mi alzare quella sotto. Ok, prossima mano di tribarre. Ok, bet, bet. E vabbè, abbiamo rivelato scala. Anche qui il discorso rimane sempre quello che quando siete su una linea di bet, bet, all-in, quando non state facendo all-in o state facendo una size micro, è sempre per indurre. Quindi tenetevi questo spazio. Ok, la bet 10% so che per molti di voi sarà nuova, perché mi potrete dire, cavolo, non la utilizzo mai. Posso dirvi che l'obiettivo di questo webinar è proprio quello di avere la capacità di utilizzare dal 10% al 150%, queste sono le slide che utilizzo io e che faccio utilizzare a tutti i miei ragazzi, e dirvi, ok, nel poker moderno l'unica cosa che ci salva è la conoscenza e il padroneggiare le slide, perché le tabelle oramai sono gratuite, le trovate dappertutto. Di conseguenza è inutile scervellarsi troppo sui rank per flop. Tutti hanno a disposizione il rank per flop, ma pochissimi giocatori hanno il tempo, la voglia e anche la possibilità di studiare così a fondo le size post flop. Quindi questo ovviamente diamo scala e andiamo lì. Iniziate a lavorare su queste micro bet, in primis in questo spot specifico per indurre, poi vediamo nei futuri spot da BB che servirà anche per estrarre valore, per estrarre valore con mani molto deboli. Ok, interessante. Avete bettato flop, avete bettato turn e river avete al turn avevate un combo draw, a river non vi si è chiuso esattamente nulla. Nella teoria ottimale è uno split tra check e all-in. È interessante l'all-in perché state in parte bloccando parte del nut del range del vostro avversario come 4-4, come delle doppie come 8-4, 4-2, 4-T che BB può tranquillamente, 4-Jack che BB può tranquillamente avere. Quindi capite che nella teoria ottimale avere questo 4X rappresenta una sorta di effetto blockers molto importante per scegliere una volta su due di sciovare blef. Contro Polystation è inutile che ve lo dica, questa mano
cioè cercarla sempre back. Contro reg weak o giocatore weak in generale, giocatore che sente pressione, trovo che lo show sia 100% e non terrei mai quel 48.9 check back. E per il resto non avrei nessun tipo di esempio esploitativo da farvi su questa mano. Quindi trovo che abbia molto senso tutti gli esempi che io vi sto facendo su questa mano e non me ne vengono in mente altri. Cioè, contro Maniac dovete cercare back, contro PlayStation cercare back, contro Reg molto forte, cercare di replicare questo tipo di frequenza. E contro Reg mi sono già esposto sullo show al 100%. Proviamo a vedere cosa show al 100%. Lo show, che è leggermente maggiore rispetto al check, vediamo se facciamo foldare qualcosa. Lui chiama 8 simp. Cosa proviamo a far foldare qua? Mi raccomando, quando... Questo è un trucco, non esistono trucchi in questo gioco. Una cosa che a me ha aiutato tantissimo. Quando vado a scegliere le mie mani con cui faccio all-in, quindi in questo caso asso 4, vado sempre a vedere qual è il folding range del mio avversario, ovvero cosa sto mettendo in difficoltà. E sto mettendo in difficoltà, per esempio, degli 8x che stanno foldando, 8-9, quindi in porzione sì, degli 8x, sto facendo foldare dei 4x, sto facendo foldare dei 2x, guardate, quelli qua. Qualche altro tipo di range. Beh, tendenzialmente il discorso è che quando voi state scemando il 4, tendenzialmente state facendo foldare, cioè il primo target ovviamente è l'8, cioè, non c'è altro target. Siamo? Quindi è per questo che ovviamente lo fa infinito in porzione. Jack X 2X vi state battendo, quindi questo è inutile da vedere cosa state facendo foldare. Ovviamente quando state vedendo tutto questo, guardate sempre le prime combinazioni che ovviamente state mettendo pressione. Ok, su 5 sto vedendo in generale un po' il range, sì, porzioni di 8, ecco, questo è un po' quello che sto vedendo nella teoria primaria. Però perché, secondo me, nel field funziona essere un filo più aggressivi qui? Perché BB tenderà a overfoldare di più. E quindi se BB tende a overfoldare di più, il vostro bluff acquisisce più fold equity. E quindi incamerate tantissime V. Ok. Ok, questo è veramente una grandissima tribarrel bluff. Bettate flop gutshot. Bettate turn, gutshot, ma con il K-turn che è molto buono per il nostro range. E avete anche tutti i picche. River esce 4, e quindi non solo avete il blocker TX, il TX di picche per il flush, ma avete anche l'8 che blocca parte di alcune scale. Quindi trovo che questa sia una 3-barrel fantastica, nella teoria ottimale, fantastica. Contro Reg Weak state stampando soldi perché Reg Weak overfolda. Reg Weak, parlo di Reg che overfolda perché è un pochettino debole, ok? Un giocatore che sente pressione, un giocatore che è indeciso, questo dovrebbe dire Reg Weak. Poi magari è debole per altre cose, però ovvio, no? Oggi non abbiamo il tempo di trattare ogni sorta di dinamica. E che altro? Va contro Maniac e check, contro un calling station, non vi venisse mai in mente di fare questo show di bluff. Insomma, non ho troppo da dire su quest'altro river, su questo specifico river, se non che è fantastico. Vedete il concetto del doppio blockers? Questo è molto, molto bello da tenere in considerazione, veramente molto, molto bello. Ok. State facendo foldare infatti Q3, quindi delle QX state facendo foldare river. Molto bene. Ok, anche qua ero abbastanza sicuro, ovvero bettate flop, bettate turn. E qua, adesso che
avete un po' nella vostra testa, per certi versi, utilizzato, no? Il concetto di bloggers, perché è una cosa che io ci batto veramente tanto. Ma trovo che trovare questo TDP che sia veramente fondamentale. Perché state bloccando tanti flash, state bloccando ASOT, state bloccando Damajack. Quindi trovo che sta bloccando ovviamente tutto questo e shovare in blef. Il primo target, cioè il target importante sono le quicks, cioè nel senso il primo target è questo. Gli ASICS non folderanno questo river, quindi però tribal red spot per far foldare le quicks, sapendo comunque che con Jack Alt non vincevo nemmeno mai showdown, mai nella vita, a me piace tantissimo questo show. Ovviamente Maniac, Polystation, dovete eliminare tutto questo. Un track debole, ancora di più, ribarreremo lo spot. Lui ha la Jack 4. Ok. Wow, un incastro di mani molto, molto interessante. Ok, beh, qui bettate flop, bettate turn, cercate back in river, non vedo difficoltà. Andiamo alla prossima mano, poi passo al terzo spot, ovvero check flop, bet. Qua bettate flop, bettate turn e cercate back in river. Ok, andiamo al prossimo. Voglio avere uno spot su cui un attimo vorrei lasciarvi con un ragionamento importante. Ecco, questo è un altro spot che secondo me molti di voi fanno troppo check back. Perché? Bettate flop, bettate turn, spesso non shovo river perché potrebbe avere il jack. Ok, fantastico, potrebbe avere il jack, ma se noi ogni volta che dobbiamo decidere di shovare o no un river, pensiamo sempre al peggior scenario, nella vostra testa state perdendo troppe value bet. Ok? Quindi mi raccomando, tenete in considerazione questo aspetto. C'è da shovare valore? Shovate valore. Pensate, c'è da shovare valore contro un giocatore molto forte come il Big Blind Wizard, ovvero perfetto. Figuratevi voi contro Calling Station, cosa c'è da fare con questa mano. Cioè, ok, iniziate a ragionare anche su questo aspetto. Quando studierete con Wizard, poi a fine webinar vi lascerò anche il link per il 10% di sconto per chi lo vorrà. Ok, prossimo spot, lo spot numero 3, come vi dissi prima. Lo spot 3, come va giù, è check bet. Altra dinamica molto interessante, perché si rischia tantissimo di perdere valore. Ovvero, checkate back il flop, vedete, check flop, e poi andiamo a fare bet turn e cosa fare River? Ecco, in termini ottimali, la size che utilizza di più è un mix, non è tanto un mix, però tra il 7, tra il 60 e l'83%, tra 58 e 83%. Mi trovo veramente d'accordo. Non trovo nulla da dire, se non che, ovviamente, contro occasionale, incentivate la size 83%. Si può fare un inducing river contro Maniac. Vedete che Maniac mi richiama molto all'inducing. Maniac inducing. Quindi voglio che nella vostra testa vi rimanga questo concetto Maniac inducing. E sinceramente indurre qui potrebbe aver senso, perché ci sono giocatori che qua impazziscono tipo con Maniac, che impazziscono tipo col 2, che impazziscono, che overplayano delle mani assurde, però mi raccomando, prima di andare nell'exploit massimo, ovvero di staccarmi troppo dal massimo valore e iniziare a dire betto small perché mi aspetto raise da Maniac, vi ricordate gli errori comuni dell'inizio? Con info muovetevi verso l'inducing, senza info attenetevi al concetto di exploit massimo oppure al concetto bilanciato. Ok?
Quindi full da K8 River. Wow! Ecco, un occasionale non mi voterà mai K8 River. Mai, mai, mai nella vita. Ok. Check, check, flop. Bettate turn sul K. Molto bene. Cioè, molto buona la nostra run out quando vai check, check. E River checkate back sul jack di fuori. Mi trovo d'accordo, ecco, probabilmente questa è una delle prime mani, dopo un'ora di webinar circa, dove mi trovo d'accordo praticamente con ogni tipo di avversario. Perché anche un reg debole deve fare questo river che chiude abbastanza, cioè può avere tantissimi jack x, può avere flush draw chiuso, può avere kx. La prima mano, dopo 50 minuti di webinar, che mi trova d'accordo, il check contro ogni tipo di avversario. Questa è una cosa veramente quasi una coincidenza, diciamo, una coincidenza. Che informe. Ok, cerchiamo flop, becchiamo turn. Ecco, cercare back questa, nella maggior parte dei casi, cercare back questa mano. Nella teoria ottimale sono completamente d'accordo, perché ho paura che voi state troppo valibettando, cioè c'è troppo poco valore contro avversari molto forti. Detto questo, in exploit contro calling station non mi venisse in mente di cercare back questa mano. Perché contro calling station vi paga 9x, vi paga qx, vi paga kt che arriverà. Contro calling station dovete bettare tra l'half pot, diciamo tra, sì, trovo che half pot, quindi trovo che tra il 50 e il 60% sia la mia side preferita in assoluto. C'è questa estremizzazione del bettare 80%. Deve essere un super, super, super call station per giustificare K-Jack bettato 80%. Se no mi atterrei più a una side intermedia, ma mi raccomando, fatele questi tipi, cioè provatele questi tipi di side piuttosto che cercare back. Cercare back per ormai ho preso il pezzo del board stragualore. È troppo datato come concetto. Nel poker moderno, dove le side si stanno sdoganando ogni tipo di side, dovete farlo, dovete agire, dovete provare. È solo così che creerete delle value bet quando gli altri si accontenteranno. Ok, lui dama 4 che c'è con la terra. Ci sta. Ok, anche qui, wow. Check, better, overshove river. Wow. Capisco l'overshove in GTO. Vedete la teoria ottimale? Cioè, se ne sbatte di fare due volte il pot, capite che voglio dire? Questo è molto interessante come site. Ecco, trovo che nel feed.it fare questa site sia contro molti, non contro tutti, ma contro molti, tendere a fare un filino troppo per la tipologia di avversario che avete di fronte, perché qua gli avversari saranno scarsamente bilanciati. Quindi trovo che questa sia una side nel mondo ottimale che funziona tantissimo, perché BB sarà super bilanciato, non mi folderà le doppie, ovviamente non mi folda scala, ovviamente non mi folda, avrà anche dei set che dovrà giocare in un certo modo. Ma nella pratica potete o fare una size grande, ma non overbet, tipo fare un, che so, 10 bullet al 3%. Contro calling station, l'overshove potrebbe essere un candidato, quel candidato lì, diciamo, per replicare la size GTO exploit. E a me, dopo la bet turn contro il famoso maniaco, fare qualche size piccola per indurre qualcosina di stupido, stupido ovviamente vuol dire qualcosina di impeto, ovviamente non è un aggettivo, lo sto definendo in modo negativo, stupido inteso qualcosa di puro istinto, ok? Quindi diciamo di istintivo, quindi mi correggo con la parola stupido. Ok, non la posso runnare in diversi modi, perché
non c'è un'altra scelta plausibile se non l'Olim. Quindi... Ok, qua l'abbiamo pullerato. Vediamo se c'è un altro lì. Lui folda 4-2. Quindi folda bottom pair. Abbiamo pullerato anche qui. Wow, stiamo andando in questi due spot abbastanza bene. Ok. In porzione abbiamo cercato back in flop. Abbiamo bettato turn. E questo, secondo me, è una buona runout per bluffare, perché abbiamo il jack di cuori che va a bloccare diversi big flush, abbiamo il jack alto che va fondamentalmente a perdere showdown con tantissimi assi, cap e dame alto. Ecco, io sono molto più aggressivo di questo check 79, ovvero tendo tanto a bettare di più, un mix di size tra il 7 e i 10 bui. Ovviamente contro PlayStation questa bet è profondamente negativa, ma contro reg debole, anche qui, il famoso concetto del reg che è un po' ritirare debole, folda un po' tanto, bluffare river con set grande, con un mix di questi due side, trovo sia estremamente superiore all'80%. Ok? Ok, adesso, visto che siamo arrivati al tempo a metà del webinar, anche a metà di dove mi aspettavo di arrivare a metà webinar, faccio una pausa di solo qualche minuto, un attimo mi soffio il naso, bevo un po', vi smuto la chat, cioè vi lascio scrivere, sono nella chat, perché magari avrete, che ne so, per molti di voi è la prima volta che seguite un webinar. E quindi voglio sapere un pochettino di sensazioni, come avete rotto il ghiaccio in questa prima ora di webinar. Torno e faccio l'altra ora con tutto il gioco da big blind. E poi voglio lasciarvi con dei punti chiave e la chiusura un po' del cerchio di questo webinar. Quindi brevissima pausa, un paio di minuti, e poi torno per la seconda parte. Quindi un attimo che disattivo sia il video che l'audio e vi sblocco la chat.
Ok, eccomi. Mi sentite? Allora, ciao, ciao Lucchetto, ciao Michele, grazie Francesco Maria. Dice c'è top size ever. È una size nuova. Beh, qui webinar si possono rivedere, si possono acquistare i vecchi webinar se vuoi. Li ho, ovviamente. In passato molte persone mi li chiedevano in ritardo perché magari non erano presenti. E anche per i webinar di fine ottobre, che farò in ottobre, novembre, dicembre, e i webinar di fine ottobre ovviamente si potranno acquistare, essendo i webinar di ottobre, novembre, dicembre a pagamento. Si potranno acquistare sia acquistare l'iscrizione prima, ovviamente, che poi acquistare il contenuto anche successivamente. Giuseppe, grazie mille, Giuseppe. La dottora, come non si sente? Siamo in pausa, si sente, ci sentiamo. Sto già andato con Galactic su Stars. Dai, dai. GL a tutti quelli che nel mentre stanno giocando. Li rimettete su Civic Shop. Questo webinar andrà sul mio canale YouTube personale, quindi andrà per intero 5x alle 23:15 in GL. Dai, 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 Gianlu, sono lì con te. E proseguiamo. Avete tolto dei video per me importanti. Quali video? Che video abbiamo tolto? I tuoi tornei vinti? Sì, lì c'è stato un attimo un problema quando è esplosa quella questione di Twitch con far vedere i tornei, i soldi, bla bla bla. Quindi poi adesso Peach ha dato la sua, e quindi per una questione poker non ha nessun tipo di vincolo, però lì per lì ci siamo tutelati eliminando i contenuti, salvo prendere delle multe, però adesso Peach ha reso tutto chiaro e quindi a posto, quindi ritorneranno in futuro questi contenuti. Ok, proseguiamo con lo spot 4, spot 5 e poi i punti chiave del webinar e altre cose molto, molto interessanti. Bene, vi muto la chat, ragazzi. Ok, allora andiamo sul quarto spot, il check check flop da Big Blind. Noi siamo questa volta fuori posizione, quindi inizia a essere uno spot un filino più complesso. E bet turn e bet river. Adesso studiamo. Ok, esatto, qui. Studiamo un po' di bet river fuori posizione che iniziano a essere molto interessanti, ovvero check check flop, bettate turn con jack 3. È interessante la bet turn con jack 3 perché avete il bottom dei jack off praticamente, dovete mettere pressione a assi alti, K alti. E una volta che bettate turn, sinceramente questa è una combo che va bettata river. Wow, in all-in è molto interessante perché la state bilanciando molto bene con tantissime QX. Quindi trovo che bettare river sia molto interessante, ma l'overbet mi sorprende nel senso. Avrei fatto per esempio big, ma se un attimo rifletto, vedete, è molto bello che voi vediate anche la mia sorpresa in alcuni spot, perché fare questi tipi di contenuti, in generale studiare il gioco, significa anche rimanere sorpreso io in primis su nuove linee. Io ogni giorno c'è sempre uno spot e dico, ah, ok, bene, oggi ho imparato una cosa nuova, oggi ho imparato una cosa nuova. Ecco, se in tanti tanti giorni della vostra vita da giocatori di poker, e andate a letto, no? E dite, ok, oggi ho scoperto questo, oggi ho scoperto quest'altro, oggi ho scoperto quest'altra cosa ancora. Significa che il vostro gioco sta
profondamente andando verso la direzione giusta. Un giorno che mi dico, cavolo, oggi ho preso tutto, oggi mi sembra tutto chiaro, rimango quasi non, so come dirvi, quasi non contento. Vabbè, io sono abbastanza maniacale, quindi ho anche una sorta di ossessione positiva nel vedere, nello scovare linee che finora non ho ancora mai visto. Però, per esempio, questo Lean mi piace molto, okay? È molto interessante perché state comunque bilanciando questo Lean con tantissime QX e vari tipi di full, ma è l'unico modo, se voi ci pensate, che possa veramente mettere in difficoltà una combinazione come... Sapete, devo dare anche dei TX. Qui la T9, ok? Però in assoluto... Andiamo a vedere questo spot. Così vedete la mia parte maniacale. Ok, lui fa all-in. Il range di all-in è ovviamente fatto anche con tantissime quicks, come vi ho fatto vedere, cioè come già pressoché immaginavo. Ok, all-in, lui deve foldare KK. KK è interessante perché blocca parte del nostro bluffing range. Deve foldare Ace-King, deve foldare Jack-Jack. Ok, dei TX deve foldarli, eccolo qua. T9, T8, off, Jack T in porzione. Wow, questo lì mi piace. Più vedo, quando io vedo un bluff, balzo e vado subito sul folding range, un po' come dissi prima, no? Quando vedo il folding range del mio avversario, dico, questo bluff mi piace veramente, veramente assai. Ok, non voglio concentrarmi troppo sul singolo spot, come vi ho detto già. Ok, mettiamo turn gutshot. Quindi check, check, mettiamo turn gutshot e sull'asso non bluffiamo questo river. Trovo che sia molto buono in realtà non bluffare questo asso river. È una carta che button dopo check, check può prendere in svariati modi. Non abbiamo un blocker di pick, niente, 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 niente. E di conseguenza vedo che poter comunque non bluffare questo river non ha molto senso. Senso invece bluffare contro reg debole perché reg debole tenderà a farvi dei fold che non potrà farvi. Aspetta, Derek, ma no, il contenuto condiviso. È partita una linea rossa del nostro Derek che non so che ha fatto. Ok, vedete questa linea rossa che non ho fatto io, però vabbè, non succede nulla, non dà fastidio. Va bene. Andiamo al prossimo spot con questa linea rossa che ci accompagnerà per un'ora, perché non so come si toglie. Check, lui betta e noi prendiamo. Tutti. Ok, ecco qua, vedete? Check, check, flop, bettiamo turn, e qua vedete che c'è anche in questo spot doppio pairato, dove noi abbiamo un vantaggio molto consistente di 5x e 3x, c'è sempre questa parte molto bella di all-in. È molto bella di bet big. Quindi, ok, give up allo spot un buon 40% delle volte, quindi di conseguenza è la sua, diciamo, strategia preferita. Ma l'all-in è molto interessante perché è andata a mettere in difficoltà tantissimi assi alti. Potete bilanciare tutto questo range semplicemente voi avete un vantaggio consistente di 5x e 3x in questo spot. Ecco, nella vostra testa è più avete vantaggio e più avete anche capacità di bluff, di anche fare delle sides non convenzionali come overbettare shove 2 volte il pot. Sono contento di aver visto sia lo spot con Jack 3, ma questo spot, allora, lo spot con Jack 3 era per me un po' wow, avrei bluffato ma non all-in, e invece lo spot questo con 6-4 ad impatto trovo che sia uno spot per me molto molto più naturale fare bet e overshove river. Scegliamo il check, poi la run con lo show. Check con il fold, ovviamente. Lui show asso T. Ok. Adesso facciamo lì. Lui fold asso 6. Vedete, stiamo veramente facendo foldare questo asso, un asso alto, che se avessimo fatto comunque una size intermedia, questo asso alto non ci avrebbe mai, mai foldato il river.
QT, mettiamo turn con gutshot e river nella maggior parte dei casi diventiamo spot. Altrettanti casi abbiamo un mix tra bet 33 e bet 83%. Ecco, è molto interessante padroneggiare questa size a river, molto 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 interessante padroneggiarla, perché va a mettere in difficoltà king high e degli assi alti deboli, e spesso è una size molto difficile da fare in bluff. Spesso la mente umana tende a utilizzare size grandi, perché spesso il bluff è sintomo di size grandi. Studiare tantissimo, tanto tanto tanto, ve lo posso assicurare, significa anche scoprire delle size che alle volte non sono necessarie. Sempre necessaria la size big in bluff, non è necessario. Dipende qual è il vostro target. Quindi dipende anche, dopo il check check flop e nostra bet al turn, qual è il range percepito reale del button. Cerchiamo e lui cerca da mano. La ripetiamo da mano, proviamo la size small. Non so se sarebbe fall-in. Value scivato KK. Voglio riprendere la size small. Jackotto. Succederà una volta che ci folderà il nostro amico la size small. Cala jack 6. Ok. Questo spot ve lo voglio far vedere perché è interessante che vi rimanga un contenuto dove la reazione alla bet 4. Ok, vedete? State facendo foldare king high dei K alti con questa size e degli assi alti. Vedete quanto è interessante? Veramente molto 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 interessante. Ok, cioè che a volte non è sempre necessario mettere big per poter ottenere qualcosa in blend. Altro spot. Ok, bettate turn scala e ahimè river scende la peggiore che possa scendere, veramente la peggiore. Non provo margine di manovra nei confronti di altri tipi di player, cioè non vedo la min bet. Non vedo la min bet sinceramente. Lui c'è colla perché in questo caso lui potrebbe fare qualcosina e noi dobbiamo callare scala bassa, ma col molto al limite su fit.it trovo che dobbiamo checkfoldare spesso, e non è ovviamente parte integrante di questo webinar il check per rivalutare river. Allora mettiamo turn, interessante la bet al turn. Scusate, apro una parentesi del turn fuori posizione, ma per capire la migliore size al river da BB è normale che il focus mi vada anche sul turn. È interessante perché lui betta dama alto con dama di quadri, che va a bluffare molto bene river quadri. Qui ha un check give up la maggior parte delle volte, ma anche un all-in per circa 8 su 4. E qua lo scopo di fare all-in è mettere pressione a 9x e a tx. Ok? Quindi mi raccomando, contro un avversario weak, debole, avrei fatto tranquillamente più spesso shove e non give up. Contro Maniac give up lo spot, contro Calling Station 100% check. Ma contro Calling Station quello che posso dirvi è non bluffate nemmeno turn. Ok? Tra tanti, come ho detto, mi ricordo tante mani di Barcellona, e tra quelle tante mani ci sono state anche spot come questi, in cui ho detto, ok, avevo ben chiara nella mia mente la fotografia del giocatore che avevo dall'altra parte. Questa roba del avere ben chiaro la fotografia del giocatore che avete davanti è tutto. Tutto per diventare dei grandi valutatori e dei grandi bleffatori. Scusate il termine un po' grezzo, però mi andava di dirlo così. E ci batterò tantissimo. Scusate se vi stresso su questo aspetto, ma mi ringrazierete quando il vostro livello di gioco migliorerà, perché porca miseria siete così focus che riuscite a capire il tipo di giocatore che c'è dall'altra parte. Tra l'altro lui c'è anche me a casa, no. Ok?
Better con K6 con second pair. River, vedete che inizia a esserci questa micro bet. Vedete che il 6x nella mente ottimale inizia anche a bettarlo 1 per valore, a bettarlo 33% per valore oppure a checkarlo. Vedete l'importanza di dire c'è valore? Bettiamo. Contro avversario con l'instation, il check su questa mano non esiste. Non esiste perché il valore c'è e ce n'è tanto. Se voi iniziate a micro bettare river, in questo caso è 8%, quindi il lucchetto era il 10%, che cos'è che avevi detto? 10%? Best size, com'era? Ah, top size ever. Adesso, oggi, ci diremo anche, abbiamo visto anche l'8%, vabbè, per dire che comunque 10% è una battuta, ovviamente. È molto, molto interessante questa size. Io live l'ho provata tantissimo e funziona in modo importante. Anche giocatori forti. Con cui ho giocato contro nella Deep Run del 550 utilizzavano queste sides con molta molta maestria, cioè vedevo che era un giocatore portoghese molto forte che poi si è suicidato in late giocando un CM troppo pulito che ha sbagliato completamente approccio, però fin tanto che era in late non farm table aveva valibettato dei spot veramente molto molto interessanti e devo dire che ha utilizzato size micro e size small nel modo veramente che a me è piaciuto veramente tanto. Ok, lui calla il 9 in questo caso, ma potrei ricevere call da mani peggiori. Ok, oh, dama jack, bettate Ethereum dama alto con jack di picche e river. Guardate che la size in assoluto migliore che sceglie. Uno, è la size che a me fa impazzire. Perché uno fa impazzire gli avversari, due, gli avversari non hanno idea di come rispondere a questa size. Spesso raisano a caso, spesso calano a caso. Quindi, figurarsi che questa è la size in GTO ideale. Ecco, piccola notazione. Contro Maniac, questa size è uno per indurre raise e callare raise. Ovviamente, contro con l'instation, lasciate stare la bet 1, contro con l'instation, bettate almeno half pot se non 7-8 blind, capite? Cioè, contro con l'instation, l'inducing o la micro bet non devono esistere, perché vanno contro quello che è il principio fondamentale, no? Di questi giocatori. Calling station, stazione di chiamata, chiamano di continuo e se chiamano di continuo, le micro bet non hanno effetto. Uno, o da soggetto. Vabbè, bettate per un value protection, rilasciando una carta ridicola, purtroppo bruttissima, e vi abbiamo spot. Ok, bettate per un value protection. Vedete che turn, value protection, questa è una cosa che quando faremo un webinar sul turn magari potrà servirvi, però turn uguale value protection. Checkate river. L'asso è molto brutto, veramente molto molto brutto. Non penso che ci sia troppo a dire su questo check. Neanche boh, contro occasionale valore. Ecco, su qualsiasi carta che non fosse stata asso, bettare turn comunque, small avrebbe avuto senso perché gli assi verrebbero sicuramente chiamati. Sinceramente, proprio che scende asso, cioè la peggiore in assoluto, give up è l'unica scelta. Peccato averlo preso con dama 3. K-dama. Bettate turn. E è molto interessante lo show qui, come molto interessante la bet big. Allora, perché Shova? Perché la size migliore in assoluto è Shova? Perché Button ha pochissimi 7x che non ci betta flop. Quindi di conseguenza il 7x River è quasi una carta ininfluente. Di conseguenza, il vostro avversario River al push deve chiamarmi Kjack, Kt, K9,
K8. Quindi ci sono tanti, e per questo lui va a estremizzare il valore con un 36% di overpush. Ok? A size miste, prima di fare questa sizing game, trovo che l'importante è lavorare su size big. Ho visto tantissimi spot come questi dove la gente betta turn perché dice OK, river play da 7. Ah no, allora check perché il mio avversario dovrebbe avere dei 7. Andiamo avanti, cioè, se, non sempre sul peggior scenario. Fold. Fold. Voglio avere un ipotetico calling range alla nostra overbet, fold sempre. Show. È l'ultima volta, poi vado avanti. Ok, vedete? Overshowate perché tantissimi K vi calderanno shove, tantissimi K vi calderanno shove, e adesso lascia stare a questo giocatore a K2, ma immaginate cosa fa l'avversario se ha tipo, come ho detto, K9, K8, KT, KJack. Asso 8, bettate turn e value bettate river. Value bettate river. Anche qui, altro spot dove vedo tantissimi cercare river. Bettate turn, ho l'asso, colpisco le dame, colpisco i quadri al turn, scende 9, a molti si spegne la luce. Dice, è sceso quadri, non mi sento più di aver valore, poi se bette valgo raisata. Vedete, io sto tirando fuori anche un po' tutti un po' gli scheletri nell'armadio che ho sentito, ok? E che ho comunque avvertito in ormai questi anni che ho seguito, non, ho il conto per fortuna di quante persone io abbia seguito nel corso di questi anni. Quindi la mia esperienza è frutto di veramente infinite ore di end history, infinite ore di review di tornei, dove, perché ho veramente ho fatto questo contenuto gratuito, questo webinar free, su una delle tematiche in assoluto più calde del momento, cioè del momento, ma del momento per ogni giocatore, ovvero estrarre o perdere il river, oppure bluffare, oppure non bluffare river. Quindi, ok, ho deciso così e sono molto soddisfatto di questo. Ok, voglio andare all'ultimo spot, al check check flop, check check turn, e cosa fa river sul doppio check. Questo è uno spot un filo più di nicchia, ma ho voluto inserirlo come ultimo perché capita spesso. Ok, BB, qua. Check, 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 check. River. Questo è un bluff che nella teoria ottimale in un pot piccolo non si fa. Ma nel feel.it trovo che bluffare questo river abbia una potenza veramente enorme. Perché? Perché gli avversari non hanno la capacità di bilanciarvi il doppio check con delle picche. Con tante, con, non proprio in assoluto, attenzione, non sto parlando per assoluti. Però sto anche, tra virgolette, mettendomi in guardia nel dire state studiando con Wizard, studierete con Wizard, vi dice check. Rimanete sempre in una sorta di chi va là positivo, nel senso fatevi delle domande, ovvero Wizard mi dice 100%, ma il feed cosa fa? Perché se no sarete degli automi, no? E questa cosa non va bene, perché essere degli automi non rende di voi, non fa di voi dei buoni giocatori, farà di voi dei giocatori schematici, e essere giocatori schematici non vi porterà a nulla. Quindi trovo che il check è pulizia GTO, come la chiamo io, ma nella teoria, nella pratica del field, trovo che fare una size anche di 2.5 sia ottimale perché va a mettere pressione, fa foldare tipo dama jack senza pick, e noi con jack 5 non vinceremo mai showdown. Prossima mano, check 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 river. Ok, ecco qui. Qui rimango profondamente sorpreso della side che utilizza, cioè check, 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 overbet
17 bull. Qua rimango un po' wow, nel senso che doppio check, toccano sul 4. Ha senso overbettare, secondo me, alcuni spot, ma non overbettare nel modo più potente possibile, come sta facendo il solver in, questo, in questa linea, ovvero o tre volte il pot o all-in. Io farei una size tipo già 8 e mezzo, che è una size che non utilizza mai. Trovo che sia più efficace. Qua rientra nel discorso del punto intermedio del web, uno dei punti errori comuni, ovvero del reale range dei vostri avversari, del range percepito. Su un field umano, quando voi state, quando button vi sta double checkando, spesso ha un range molto debole. Di conseguenza, mi chiedo perché overbettare quando il percepito del vostro avversario è un percepito debole. Qui il concetto del percepito se ne va, come, perché lui sarà così bilanciato che se voi fate questa size, adesso voglio farvi vedere perché è uno spot veramente innaturale, ok? Button dovrà, avrà dei mix dove avrà dei 4x, avrà dei jack x che dovrà chiamare, avrà sostanzialmente, cioè mi snappa jack x tre volte il pot, cioè guardate con l'ingrange, però questa parte qui, no? La sto isolando. KK, check, tre volte il pot, call. Uno dei migliori regular che potresti incontrare del panorama. Non arriva, arriverà molto poco spesso con un range come questo. O di più, un range come questo che è disposto a chiamarvi quel tipo di size. Bene. Ok. Quindi trovo che la run comunque così, perché volevo vedere che risposta avesse fatto, ma questa è una linea profondamente troppo andante, troppo aggressiva. Ok? Questo è uno spot interessante, uno spot che voglio premere. Check. Bet 44%, quindi bet circa un half pot. E qua vedo troppi check. Cioè, è interessante che sullo spot 5, ovvero i spot, diciamo, micro, che nelle vostre sessioni è pieno di spot così, veramente pieno. E mi fa incazzare perché c'è questa roba insita nell'accontentarsi, ma nel tempo io qua ho lavorato ogni giorno per vedere una value bet. E io qua oggi vedo una value bet. Perché vedo una value bet? Perché Asso Alto può chiamarmi. Perché Trix può chiamarmi. E questo è quello che io vedo. E questo è quello che dovreste vedere anche voi. Spesso qui ci sono troppi check. Troppi check. Eccolo qua. Ora stiamo parlando di comunque naturi ottimale. Quindi voi bettate e il vostro avversario vi chiama Asso 8. Che è più o meno un target che era avuto abbastanza reale. Allora, check. E qui, attenzione, perché si va ancora su una size grande. Ovvero, è second pair questo board. Ok, su questo board voi siete second pair. Le due size che utilizza, ragazzi, è 70% o pot. Ora, qui c'è da dire che la bet 70 lavora molto meglio sul field. La bet pot lavora bene contro calling station, se ci pensate, perché calling station, dopo che va doppio check e voi siete voi a parlare river, sfido al pot se vi possa foldare i 5 o se vi possa foldare tipo ace queen o ace jack o 3x, 2x giocato a caso. Quindi attenzione, perché le size big qua lavorano molto bene, molto, molto, molto bene. Ci siamo? Contro Maniac, che il Maniac, oddio, il Maniac che arriva in linea, check, pochi Maniac arrivano senza mai bettare fino al river, ma allo stesso punto
trovo che contromania così possa bettare small per calare raise. Quindi con l'extension, bet big per farmi pagare, maniac, bet micro per farmi raisare. Ok? Vedete, adesso io non è che voglio controllare il call del signor Bottone, però è quello che succede, è quello che spesso succede. E quante volte qui al posto di fare 70% vi accontentate di fare per valore, di fare half pot o di fare due, o di fare uno e mezzo, oppure di non valuettare, ho visto tante non valuet qui. Ecco, avere questa impostazione di valuet nella vostra testa significa necessariamente fare la differenza tra chiudere un day 1, magari un torneo live, un day 1 di un torneo galattico, quello che è, di chiudere magari 50 buy, oppure chiudere 30-25 buy, perché la vostra testa cambia prospettiva, va sul concetto di posso estrarre valore, allora lo estraggo. Qua siamo le solite. Check, 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 check. Abbiamo preso un pezzo del board. 5x è molto difficile che lui ce l'abbia proprio nel range, no? Cioè, non esistono i troppi 5 che lui fa questa size, che lui fa questa linea. I target sono quelli: asso alto, cap alto, weak pair. Guardate il call: weak pair, 3x, dama 3. Check, 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 check. Vedete che qua un blind. Qua cioè, se non si lavora su queste size, ragazzi, spesso voi qua vedete solo check. Allora c'è quattro picche, e allora non so che size fare. Non so che size fare, perché dovete lavorare su queste size micro. Bettate uno, capacheck, vi chiama river. Bettate uno, vi paga QX doppio checkato. Ok, oggi le prendo, ok, qui doppio cercato. Oggi sono caldo. Oggi ho fatto una surread pazzesca a una lezione, dall'ultima lezione della giornata. Ho detto wow, e poi ho detto cavolo, ovviamente per privacy non dirò il nome, però ho detto wow, siamo io e te, nessuno potrà, come si dice, diciamo, raccontare questa cosa. E, ok. K9, check, 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 check. Vedete che qua l'esigenza di bluff che non c'è. Non c'è. Perché lui è cappato. Possiamo vincere ancora showdown? E non vedo il motivo apparente di bluffare lo spot. Ecco, questo è un altro spot, un po' come il Dama 5 quadri di prima, dove non vedo un reale motivo di bluff nei confronti di quasi tutti i tipi di avversari che mi possono venire in mente in questo istante. Andiamo, andiamo, andiamo. Asso 7, non penso che e sai che sul doppio check spesso non c'è mai da blefarlo. Questa è un po' la sostanza, perché vincerà showdown, quindi spesso e volentieri vincerà showdown. Asso 5, check, 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 check. Anche qua, vedete come c'è da bettare anche questo. Allora, il best tv è. Il best bet, nel senso, la size più comune è bettare 1 o checkare. Io trovo che contro calling station la bet 44% sia molto molto buona. Quindi farei 44%. Almeno half pot farei contro un calling station. Sì. Contro maniaco farei 1, contro maniaco farei 1 per calare raise. E vabbè, ovviamente nell'ottimale dovreste avere dei check call qui, perché il vostro avversario dovrà bluffarvi qualcosina. Oppure uno e foldate le tre. Ok? Adesso faccio ancora qualche minuto di questa side, che secondo me alla fine è una delle dinamiche dove più vi intriga alla lunga. Check, 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 check. Doppia. State bettando overbet. Ok, qua è interessante che il best 2 overbet, perché? Perché button alle volte da cercare degli assi al turn, cioè button bilanciato non betta sempre gli assi turn, ma alle volte dovrà cercarli. Quindi con overbet lui sta colpendo la maggior parte di alcuni assi tipo asso 2, asso 3, che stanno double cercando river.
Anche qua c'è un discorso del maniac inducing, occasionale. Mi piace duplicare questa side di overbet, sinceramente, perché l'occasionale calling potrebbe anch'esso trasportarsi dietro da diversi assi. Quindi, ok, folda, vediamo se subirà, subiamo un po' qui. Folda. E alla quarta, dai, io do una possibilità, l'ultima. Niente, ok, ve lo faccio vedere. Allora, se noi aspettiamo, guardate il call, ovvero gli assi più bassi che alle volte si porta dietro su questa linea. Ok? Quindi S8, S7, S2, S3, assi off che tende a cercare back. Ok? Ultima mano. Poi voglio chiudere con dei punti chiave. Ok, check, 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 check. Ecco, anche qui c'è l'esigenza di bettare. Perché dovete far foldare dei assi alti o delle quicks migliori delle vostre. Quicks migliori delle vostre, ovvero check, 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 il vostro avversario folda river, dama 9, folda river, dama jack, e voi dovete bluffare. Spesso sono spot dove molti si accontentano anche qui, e dicono ok, pot piccolo, non mi vado a... Nel 2022 bisogna lottare per i pot piccoli, anche per i pot piccoli. E da domani, anzi tra 20 minuti, voglio che voi iniziate a pensare a questo, ovvero, ma quanti pot piccoli mi stanno capitando in una sessione? Wow, il 70% dei vostri pot in una sessione sono pot piccoli. E è un paradosso perché molti di voi hanno poca attenzione proprio sui pot che gli capitano più spesso. Questo è un paradosso. È come se il vostro focus di attenzione sia solo sul pot medio o grande, e allora fin tanto che il pot piccolo perde di significato. Adesso fate esattamente il contrario. Cioè, a partire da oggi, da stasera, iniziate a vedere i spot nel modo dove quelli che vi capitano più spesso devono essere le situazioni dove voi dovete essere più preparati. Ok? Ok, voglio riprovare la bet. Ok, vedete? Dama 3 per far foldare asso 3. È tanta roba per fare una mano come questa per far foldare un asso 3. Veramente tantissima, tantissima roba. Ok, allora per le simulazioni abbiamo fatto. Ora, adesso voglio farvi vedere dei punti chiave. Quindi vi faccio vedere un po' lo schermo intero, lo slideshow, torniamo. Con la condivisione dello schermo intero. Ok, i punti chiave, ovvero cosa ci portiamo a casa da tutto questo contenuto. Allora, ovviamente li ho messi un pochettino sparsi a livello di importanza, ma ci tengo tantissimo a dirvi ognuno non per l'ordine che è successo. Ma per come ovviamente quando ho buttato giù questo contenuto del webinar, ovvero sfruttare i bloggers è tutto nel poker del 2022. Abbiamo visto prima che spesso bloccare significa bluffare. Bloccare significa bluffare, cioè bloccare parte del value range del vostro avversario significa bluffare lo spot. Ok? Abituarsi a fare delle value bet grandi è un passo fondamentale da fare per evolvere come giocatori. E questo penso che dopo aver fatto una testa così per quasi 2 ore, mi diventa abbastanza automatico. Lavorare sul colpire la porzione di range avendo a disposizione un'ampia gamma di bet size a river, dal 10% al 150% pot. Cosa che ho già detto prima. Mi raccomando, io ho utilizzato delle parole precise. Lavorare sul colpire la porzione di range. Ok? Quindi la scrematura è molto importante che voi facciate una scrematura, perché la bet river in realtà è una conseguenza delle vostre scelte che avete preso flop e turn. Se le vostre scelte flop e turn sono buone, la bet river è quasi la conseguenza del lavoro che avete fatto precedentemente. Allora, capire che estrarre valore è di primaria importanza. Troppo tempo si pensa a frequenza di bluff, bilanciamento, eccetera, eccetera, e si è perso di vista l'importanza di massimizzare
le nostre mani migliori, scusate, è partita una I, quindi le nostre mani migliori. Ultimo punto, bettare mini river, 10-25%, significa incamerare una quantità di valore di pot medio piccoli, ovvero la maggior parte dei pot che giocate in una normale sessione quotidiana. Poi le slide le correggo. Ok, questi sono per me i punti chiave che in realtà ho racchiuso indirettamente e direttamente nelle mani che ho giocato con Inter. Ok, voglio chiudere per lasciare Mario in qualche modo a qualche vostra domanda, se facciamo in tempo. Stronger every day, cosa vuol dire per me? Quindi vedete che per me questo motto è diventato un'ossessione positiva, cioè essere più forti ogni giorno è per me un'esigenza, cioè arrivare a essere un'esigenza. Ovviamente è anche la prima cosa che abbiamo scelto io e Francesco quando abbiamo deciso di fondare questo progetto. E ovviamente chi fonda un progetto deve incarnare dall'A alla Z quello in cui crede. Sono convinto che anche facendo questi contenuti innovativi, come webinar, nel poker, possa essere parte integrante dell'essere più forti ogni giorno, ovvero sperimentare delle cose nuove che hanno un impatto positivo sul vostro, diciamo, sulla vostra crescita. Il primo, studia ogni particolare. E questo è qualcosa che non dovete studiare in modo sommario. Okay? Non dovete dire, ah sì, bella questa cosa, ma voglio approfondirla, ma voglio arrivare fino in fondo di questo aspetto, ma voglio saperne di più. Ma perché questo giocatore fa questa cosa che non capisco? Voglio capire perché questo giocatore fa questa cosa. Devi avere fame di migliorarti in ogni aspetto del gioco. E questo è molto importante, perché ogni aspetto del gioco vuol dire l'aspetto del preflop, l'aspetto del flop, l'aspetto del turn, l'aspetto del river, l'aspetto del metagame, che è una cosa molto molto sottovalutata. E quindi questa è una cosa che ci tengo anche a dire, a fare un sunto di quello che vuol dire essere più forti ogni giorno. Terzo punto, non accontentarti mai di ciò che sai. Questo è qualcosa di profondo che deve generare in voi anche una pura curiosità di sapere qualsiasi cosa, ok? Quindi mi raccomando, è un po' collegato allo studio in particolare, ma mai accontentarsi, mai. Io so, quello che mi ha donato, e grazie al lavoro che ho fatto su me stesso come persona, che mi ha donato questa grande svolta comunque nella mia carriera dopo Barcellona, è che sto studiando di più di Barcellona, sto impegnandomi di più di Barcellona. Non sono tornato e ho detto, ok, oggi che giorno è il 28, è passato praticamente un mese e mezzo fa, esatto, un mese e mezzo, e devo dire che mi ha dato una benzina, uno stimolo veramente, veramente assurdo e assoluto. Quindi deve essere così anche per voi, ovvero lavorare, lavorare, lavorare in modo tale che, diciamo, le vostre vittorie siano vittorie quotidiane. Questo è quello che è, che nulla può fermarvi nel fare sempre qualcosina in più. Ripassa anche le cose più ovvie. Anch'io oggi rivedo i 30 hits d'apertura. Anch'io oggi rivedo la difesa dal BB con il flop 3-bet. Tu lo dire, Andrea, ma cavolo, dopo un po' dovresti, cioè, perché riguardi? Io riguardo cose ovvie, perché non c'è mai niente di risolto. Ok? Pensa al tuo percorso, non a quello che fanno o dicono gli altri. Questi due punti che rimangono ci tengo in maniera molto molto calorosa. Pensate veramente alla propria strada. Ok, io in questi anni ho preso tante critiche, tante persone l'hanno fatto apposta per affossarci, il mondo del web, dell'online, è pieno di gente profondamente povera di spirito, ok? Di intelletto, ahimè. Quindi
veramente pensate al vostro percorso e non guardate a quello che fanno gli altri, nel senso che ognuno ha il proprio percorso, ognuno ha la propria maturazione, ognuno ha i propri obiettivi e non paragonatevi perché cioè veramente ognuno di voi ha qualcosa di unico da dare in questo gioco e ognuno di voi ha un momento di esplosione che può nascere in qualsiasi momento. Quindi quello ce l'ha fatta, quello ha vinto, quello ha fatto quello. La risposta è, ma io cosa sto facendo? Voi cosa state facendo giorno dopo giorno? L'ultimo punto, ecco, io ovviamente essendo mano a mano diventato negli ultimi 2 anni e mezzo una figura pubblica di questo mondo, non potrei mai far parte di nessun tipo di gruppo, ovviamente, perché a parte non ho nemmeno voglia, sinceramente, ho gruppi studio come i miei ragazzi del bootcamp, che sono ragazzi fantastici, ma quelli sì sono gruppi che siamo lì per un motivo, ok? Quindi io ho racchiuso il gruppo del mio team, ovviamente, ho racchiuso questo punto, cioè non passare il tuo tempo in gruppi social per la gente mediocre, ma investi il tuo tempo studiando e confrontati con persone che hanno la tua stessa fama e i tuoi stessi valori. Ci sono gruppi Facebook, ci sono gruppi Discord, ci sono gruppi di qualsiasi social vogliate, che sono pieni di gente che sono lì per lamentarsi, screditare, insultare quello che fa qualcuno. Cioè, non avete bisogno di questo. Okay, quindi ho voluto tenere una sorta di chiusura di questo webinar perché ok, la migliore science arriver che è il blocco di questo lavoro, ma tutte queste cose qua sono importanti e volevo donarvele in questo webinar gratuito e farvi ragionare quando chiudete queste 2 ore nel dire ok, Andrea mi ha dato tanto a livello tecnico, ma a me interessa dare come uomo, ok, come persona, mi piace anche dare molto a livello umano, perché secondo me nel poker manca questa cosa. Cioè, tutti del super io, ho fatto quell'altro, ma poi sempre questa cosa dello screditare qualcun altro, dell'insultare, del fare queste chat tossiche. Uscite da questi gruppi, uscite, investite allo stesso tempo, non a vedere il commento di quel tizio che purtroppo ha una vita triste o non so perché ce l'ha con le persone che fanno qualcosa. Lasciate da parte queste persone, lasciate da parte questa negatività e fate un gruppo Discord o un gruppo Skype, quello che volete, per fare review, per confrontarvi sulle mani giocate del gioco prima, per parlare di come gestire gli scopi. Ok? Bene, 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 bene. Allora, voglio sbloccarmi la chat per gli ultimi 10 minuti, dove voglio farvi un pochettino, tra virgolette, sentire voi. Se volete dirmi qualsiasi cosa, rimarrò ancora altri 10 minuti circa per rispondere un po' alle vostre domande, esigenze. E un po' tutto questo, ok? Quindi potete tranquillamente scrivermi. Credo di aver sbloccato la chat, sì. E se qualcuno ha una domanda da farmi, è il primo webinar che sono presente, quindi che cosa ti è piaciuto, non mi è piaciuto, insomma. Molti vedo che sono ovviamente nuovi, è la prima volta che fanno una lezione su Zoom. Cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, insomma, ditemi voi. Intanto vi ricordo il mio nuovo canale YouTube e poi più tardi vi manderò anche il link di Wizard, se ovviamente lo vorrete. Subendo specialmente il ragionamento finale del webinar. Ok, grazie, grazie mille Gio, ciao. Ok, vai, scrivete tutto ciò che volete, intanto io vi riprendo il link di Wizard, se lo trovo. Abbastanza. Ciao Andrea, prima non sono questa toccata, non succede nulla. Aspettiamo chi non con il suo webinar cash game.
Non so se farà dei webinar, Francesco. Non lo so, sinceramente. Una cosa che considero poco sono effettivamente le slides. Mi hai aperto gli occhi, grazie. E sinceramente le slides sono, trovo che siano non fondamentali di più. E veramente penso che sia troppo. Sarà anche la cosa più difficile, ragazzi. Cioè, è difficile. Studiare le slides è difficile perché capire la slide ideale è comunque fatto di un insieme di fattori anche di grossa attenzione. Quindi, questo è il punto. Di grossa attenzione anche del tipo di momento del torneo e tutto quanto. Quindi, questo è quanto. Ho visto tantissimi automatismi nel dire ok, mettiamo e poi chiedi perché stai mettendo questa size? E spesso la risposta è non ne ho idea, non lo so, sono andato in automatico. E questo significa che c'è una falla nel pensiero, perché significa che qualcosa, cioè che non state collegando la mente con l'azione. Ma state semplicemente andando dritti verso l'azione. Ok? Grazie Michele per i cuori. E ancora, se volete, 5-6 minuti per dare spazio a voi. Mi faceva piacere dare spazio a voi alla fine, perché generalmente poi un webinar do sempre uno spazio domande, generalmente o a metà alla fine, dipende un po'. E è giusto anche che ognuno di voi dica, tra virgolette, la propria su questo aspetto. Penso che fare un webinar senza un confronto poi diventa un po' troppo asettico e tutto, no? Un po' troppo freddo. Quindi lascio sempre uno spazio finale. Quindi prego. Dai, vari ragazzi e ragazze ovviamente che ci sono, che sono rimasti per il webinar. Ah! Adesso, visto che siamo alla fine, ovviamente posso dirvelo che verrà, avevate già capito, però verrà caricato, penso prossima settimana o massimo metà ottobre, tanto sono due uscite settimanali su YouTube, quindi verrà caricato integrale sul mio canale YouTube che vedete a sinistra. Guido, sono circa 45 minuti, mi piace molto l'idea di lanciare un nuovo metodo di vivere il poker nel quotidiano, come può essere un webinar. Contenuto che trovo molto interessante, la verità arriva spesso sottovalutata. Sì, sono completamente d'accordo. Tra l'altro Derek è un ragazzo dei miei bootcamp che ho lanciato a maggio. Stava andando alla grande, tre classi già partite, adesso siamo nella formazione della classe Delta. Se tu Derek vuoi fare... Visto che Bootcamp è un altro nuovo prodotto, diciamo che ho pensato a metà di questo anno, se vuoi dare un feedback ai ragazzi e ragazze che ci sono qui su come ti sei trovato, visto che Derek fa parte comunque del primo Bootcamp partito, del Bootcamp Alpha, quindi il primo più longevo, se vuoi dare un feedback ai ragazzi, giusto perché magari molti dicono, ah sì, interessante, ma... Vorrei sapere qualcosa in più, magari un ragazzo che direttamente sta lavorando da maggio nel bootcamp potrebbe essere interessante per alcuni di voi. Ok. Allora, il link di Wizard non lo trovo. Adesso, cioè, lo trovo, ma non so come parlarvelo su Zoom, quindi se qualcuno è interessato a Wizard mi contatti ovunque, tanto sono dappertutto, Discord, Telegram, Facebook, Instagram, tutto quello che volete. E nel mentre vi ricordo che magari alcuni si stanno perdendo, dico, ah, bello, lo sto seguendo, ma non seguo il canale, e potete tranquillamente mettere il like al canale, comunque già quasi... 70 iscritti in un giorno, non sono proprio pochi. E
Quindi prego, lascio un po' spazio a voi per gli ultimi minuti di domande. Intanto vi ringrazio veramente, veramente tanto per essere stati presenti a questo contenuto che ho pensato ormai circa 2 mesi fa, che ho pensato diciamo, a fare questo contenuto. E, ovviamente ottobre sarà a pagamento, il prezzo sarà di 29 euro, facendolo uno al mese, ok? Mi ricordo l'anno scorso erano 19 euro, ne facevo due al mese. Ho deciso di farne uno al mese, ma di farlo su argomenti molto, molto, molto più, diciamo, sostanziali, ok? Argomenti veramente che spostano, come per esempio la migliore size arriva. Ma soprattutto una domanda off, come mai hai deciso di fare un canale YouTube? Ho deciso di fare un canale YouTube perché ho scritto qua, voglio vincere la BKPT. Il mio obiettivo è esattamente quello, vincere la BKPT, il Benevento PT, e nella nostra puntata del Leak Show Pocket Podcast trovo che, dico lì proprio che entro i 40 anni mi sono messo come sfida mia personale di vincere il Benevento PT. Uno dei Benevento PT, poi che sia Praga, che sia Barcellona, che sia Monte Carlo, che sia Londra, che sia quello che sia, l'obiettivo è quello. Quindi ho deciso di aprire questo canale YouTube che sarà una scala, poi lo vedrete anche dai futuri contenuti delle prossime settimane, che è proprio incentrato su questo passo, 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 però anche un vlog per il Battle of Malta. Quindi avrò con me il mio iPhone. Farò dei video ogni volta che salirò sull'aereo, andrò in albergo, chiuderò il primo day, bla bla bla. Il pagamento è stato tutto, tutto, così dice, tutto regolare, tutto tassato, puoi pagarmi in qualsiasi modo, bonifico, PayPal, Revolut, quello che vuoi, e semplicemente tu paghi in anticipo. Ti mando il link esclusivo della lezione perché ogni link Zoom è esclusivo. Se io dovessi fare un'altra call, oggi ho dato il link su ogni piattaforma, ma per il link di ottobre, per il webinar di ottobre, lo darò solo alle persone nome e cognome. Quindi. Ok. Marco, mentre lezione, consiglio la possibilità di settare quattro set predefinite, mentre gioco sei tavoli, contemporaneamente quali converrebbero. Agevolarsi. Quattro size. Le size te le scrivo qui. Le size che utilizzo io sono 20, 33, 55 e 83%. Io lavoro con queste quattro size. E sono le quattro size con cui lavoro anche che è la base un po' del lavoro con Wizard. Nel caso bootcamp, il consiglio ovviamente è che vuole alzare davvero il proprio livello, vivere un po' di più di questa nicchia ristretta di persone giocatori. Andrea spiega davvero nel dettaglio di singola situazione di gioco. Grazie, grazie mille, ovviamente tutto spontaneo, ovviamente, non sapevo nemmeno che partecipassi al webinar, quindi grazie mille. Prima ne facevi due al mese, da un'ora, e ora è una singola sessione da 2 ore. Sì, voglio farne uno al mese di 2 ore. Sì, preferisco così. Ok, direi che è tutto, sinceramente. Vi ringrazio veramente tanto, tanto, tanto. E le slide ti ho risposto, Marco. Fantastico. Ci vediamo al battle, perché comunque per chi sarà là, ci vediamo per il mio vlog anche su Instagram, dove vi terrò aggiornati. E il vlog poi cioè, ci sarà un ragazzo che monterà il mio vlog e sarà anche sul mio canale YouTube in ritardo. Grazie, grazie mille, Marco. Sei veramente gentilissimo. Sì, ci mettiamo il cuore perché credo che questo mondo, in primis, il mondo del poker, in primis, uno deve essere delle brave persone, delle persone come tutti, okay? Che però fanno un lavoro molto molto bello, perché abbiamo tantissime fortune nel fare questo lavoro e nel esserci creati questo lavoro, secondo me, che alla fine uno se lo crea da zero. E nient'altro. Grazie davvero, buonanotte a tutti, è stata una serata
Molto bella per me, ritornare a fare un webinar, a me piacciono da morire e niente, ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti ragazzi.